Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Medico Isaac Afterbirth. Il mio primo video registrato in questo nuovo anno, per voi è tipo il secondo video che vedete, no, il terzo video che vedete quest'anno nuovo, ed è anche la prima sfida che vedete quest'anno. Oggi facciamo Beans, una delle sfide che odio di più. Cosa ne pensate voi di questa sfida? Ditemelo velocemente, perché io la odio. Il seed per questa partita è PMYTNDL7. Abbiamo 3 cuori, danno base, tutte le statistiche base. Abbiamo Bean, 9 volt, il fagiolo nero, 99 bombe. E le bombe sono anche di cacca, tipo, sì. Quindi non possiamo sparare. Cosa fa 9 volt con un oggetto a ricarica singola? Ti permette di utilizzarlo ogni istanza, in poche parole, con ricarica annessa. Qui adesso aspettiamo dai 25 minuti, dai 20 ai 25 minuti e dovrebbe ricaricarsi. Cosa fa il fagiolo nero? Molto semplice, il fagiolo nero mi permette di fare una puzzetta quando vengo colpito, quindi faccio del male ai nemici, in teoria. Io direi di piazzare una bombetta qua perché faccio esplodere quella chest. E basta così. Praticamente questa è una sfida molto di logoramento, finché almeno non ottenete un famiglio come Lil Brimstone. Io mi ricordo che il mio primo salvataggio l'avevo battuta così con Lil Brimstone. Però di fatto è veramente noiosa. Si spera tanto nei patti con Satana qua e 99 bombe, fidatevi, anche se solo fino a mamma non vi basteranno, anzi, sono abbastanza poche. Madonna, questo è stato un danno idiota, però vabbè, finché siamo ai primi piano. I miei panni possono ancora andare. Più avanti si va, più avanti ti viene difficile. Io potrei praticamente mettermi a guardare i vostri commenti, risponderci nel frattempo che ricarica in istanze come questa. Perché sì, è estremamente lenta come sfida. Non mi piace per questo, infatti. Perché secondo me poteva essere pensata meglio. Io qua ci metto una bomba. Poteva essere pensata meglio in modo da renderla un po' più veloce. Come vedete comunque ho ottenuto la Missing Wood, giusto per potervelo dire, perché ho letto che nei commenti vi piace, vi va bene avere questo cosetto qua a sinistra, Missing HD2, sottolineiamo il nome. Quindi ok, l'ho lasciato e credo che lo lascerò per tutta la serie, almeno finché volete voi. Se venite toglilo leone, io lo toglierò. Sì, toglierò, ho detto giusto in italiano. Presto sul canale, non so se proprio oggi, ma in questi giorni, pensatela così, in questi giorni dovrebbe uscire un video per Capodanno, che dovrebbe essere lo speciale comunque di Capodanno. Purtroppo non l'ho potuto fare prima e di ciò mi dispiace, cioè, ciò mi dispiace un pochettino, perché mi sarebbe piaciuto farlo prima. Mom Sleep Stick è inutile con noi, giusto per dirlo, perché aumenta il range. Comunque mi sarebbe piaciuto farlo prima, ma a causa di impegni non ho potuto. Ve lo spoilerò già se per caso non l'ho ancora caricato, mentre invece se l'ho caricato sapete già che cos'è. Comunque è uno speciale in cui parlo del miglior gioco che ho provato nel 2015. E sì, tantissimo. Non dico che gioco si tratta perché molti penseranno The Binding of Isaac, ovviamente, visto che l'hai preso il mese prima di Afterbirth. L'ho preso un mese prima di Afterbirth, giusto per specificare. Quindi, The Binding of Isaac, in realtà era un sì fino a Natale, sapete? Era The Binding of Isaac fino a circa Natale. Poi ho trovato un gioco che veramente è riuscito a battere anche Isaac, per quanto era bello, veramente. E la cosa che vi proporrò nel video, che vi ho proposto, casomai l'avete già visto, è se volete una serie sopra. È un gioco completamente idiota che sono, che ho preso un danno in questa stanza, completamente in inglese, quindi avrò un po' di fatica, visto che dovrò tradurvi tutto, però lo farei volentieri per quel gioco in particolare, veramente, merita talmente tanto da farmi dire tra me e me che sì, lo farei. E veramente, ditemi voi se vi piacerebbe vederci una serie sopra. Se non ci vedete una serie, io vi consiglio di acquistarlo finché ancora ci sono i saldi. Se per caso oggi, il giorno in cui voi state vedendo questo video è 2. Se per caso oggi 2 voi non sapete che cosa acquistare, io ve lo consiglio proprio a occhi chiusi. Per 8 euro veniva scontato. Sì, voi mi avete proposto una serie su Ark Revolution. Cioè, uno di voi mi ha proposto una serie su Ark Revolution. Però purtroppo avevo appunto pochi soldi e mi sono preso questo gioco. Eh sì, veramente è qualcosa che merita.
non sono riuscito a ricavarli, ho detto che ci avrei provato, non ci sono riuscito, ma da quanti danni sto prendendo. È comunque un gioco che merita tantissimo, veramente, ve lo consiglio a occhi chiusi, qualsiasi sia il vostro genere preferito, quel gioco vi piacerà tanto. Io lo dico anche nel video, io un gioco del io non vedevo un gioco così bello per il mio gusto da i Final Fantasy, sapete? Cioè, dai Final Fantasy io non ho. Non mi davano giochi e emozioni del genere. Da quando io ho giocato a Final Fantasy. All'ultimo Final Fantasy che ho potuto giocare, il 12. Anche se là era già un pochettino sottotono la serie, siamo precisi. Di fatto, io da quel momento prima non vedevo più un gioco di questo calibro, per farvi comprendere. Cioè, sì, mi è piaciuto veramente tanto. Un signor gioco. Secondo me è uno di quei giochi che merita la dicitura obbligatoria in ogni libreria per coglione che sono Gesù. Ristartiamo la partita perché mi sono un po' perso a parlare. Merita la dicitura acquistato in ogni libreria per ogni persona che si ritiene appassionato di videogiochi. Non ci sono scuse. Se vi piacciono i videogiochi, vi deve piacere quel gioco. Inutile. Mi prendo Dead Cat se c'è qualcos'altro che mi può aiutare con. A renderlo utile, ora come ora non mi conviene. Mettiamo una bomba perché uccidiamo così tutti i nemici nella stanza. E adesso sì, concentriamoci sulla partita. Ho cercato quindi di fare un pochettino di hype verso quel video, quantomeno per ciò che il gioco di cui parlo. Io normalmente non faccio hype per video progetti speciali, roba del genere. Al limite mi scuso perché purtroppo ho dovuto rallentare nella costruzione del progetto speciale in sé molto spesso e quindi mi devo scusare. Ma in questo caso sì, è una rubrica che porterò ogni, come si può dire, ogni fine anno. Sì, ogni fine anno, è esatto. E mi sembra giusto in questo senso dargli importanza, perché veramente quel gioco è wow, un signor gioco. Sentirete a breve, se non lo stesso giorno in cui sto facendo questo video, lo sentirete, spero. O lo questo gio stesso giorno o qualche giorno dopo, quindi comunque di fatto sentirete veramente a breve di che cosa parla, che gioco è. È semplicemente il miglior gioco del 2015 per me, per quello che ho provato giocandoci, per tutto quello che mi rappresenta. È semplicemente questo, il miglior gioco del 2015 per il mio gusto personale. Niente di più, niente di meno. Ovviamente potrebbe anche non cogliere i gusti di tutti, però credo vagamente che sì, dovrebbe piacere a tutti voi, senza distinzioni di sorta, veramente. Lo considero così tanto un bel gioco che se non vi piacciono i giochi di ruolo, perché è un gioco di ruolo, deve piacervi, secondo me. Quello è uno dei pochi giochi di ruolo che vi deve piacere, come deve piacere una buona parte dei Final Fantasy a tutti, secondo me. Anche quel gioco merita di. Dovete farvelo proprio piacere se non vi piace, secondo me. È un gioco che proprio. È un signor gioco, niente da dire. Uno di quei giochi che ognuno deve avere nella libreria. Comunque, riprendendo la partita, siamo morti, siamo ritornati in vita. Joker al primo piano, lo utilizziamo subito, vediamo cosa c'è. Allora, c'è un Dead Cat, quindi io in teoria posso fare prendermi questo, The Nail, utilizzarlo una volta, prendermi Gimpy, prendermi il fagiolone e tornare indietro, prendermi Dead Cat e avere così un cuore di fede. Siamo stati fortunati a trovare il Joker qua perché è estremamente raro. Ok, adesso abbiamo anche 9 vite, quindi questo sarà un lento martirio questa partita. Però va bene. Se troviamo Guppy, non so se ci salverà Guppy. Visto che avete visto come si muore facilmente, un po' di distrazione e si è morto. Questa è la sfida Bean. Spero di riuscire a farla oggi. Però credo che le darò massimo un altro tentativo, visto che la trovo troppo antipatica per riuscire a giocarla bene. Non ci tengo perlomeno ad annoiare anche me stesso, oltre che voi, facendo questa sfida. Aspetto che mi si ricarica il veleno, cioè il fagiolone, prima di spararlo. Ah, non sono riuscito a dargli la condizione? Che tristezza. Ok, Roid Rage, Spin the Range Up, lo speed è inutile. Avrei preferito Virus. Per una volta Virus è utile, come anche tutti i famigli che sparano. Anche Brother Poppy è utile in confronto. A come siamo messi adesso. Abbiamo un potenziamento di Bob, non mi viene il nome. Andate, mie mosche. Comunque abbiamo un potenziamento di Bob, non mi viene il nome.
Magari c'è scritto, no, non c'è scritto. Comunque è praticamente un oggetto di Bob che mi permette di lasciare creep con le mie bombe. Non un oggetto, un trinket di Bob. Che mi permette di lasciare creep con le mie bombe. Ed è utile abbastanza. Soprattutto per quanto riguarda i nemici che si muovono e spostano le bombe, si prendono di sicuro danno. Cioè, io in stanze come questa devo utilizzare per forza le mie bombe. Cioè, non posso farci altro per uccidere questi nemici. Cavolo, che cavolo posso fare se no? Aspettare ogni volta che ognuno di loro, visto che spawnano lontani tra di loro, si avvicini a me. Poi io gli lancio la bomba e poi 60 anni dopo, Rat, ti prego, grazie, suicidati. Perché non ti userò bombe contro Rat stavolta. Ho già 76 bombe, siamo al secondo piano. Un altro avvelenamento. Va bene. Ok, grazie per aver preso danno. Sì, Rat è estremamente fastidioso in questo caso. Ci dà due bombe. Non ne abbiamo sprecate nessuno, quindi abbiamo recuperato due bombe. Potenzialmente utili sono la bomba dorata. Se la trovate in questa partita, veramente vi salva, perché vi rende molto più facile il piano in sé in cui state giocando. Sono entrato qua dentro perché speravo in qualcosa, però già 3 centesimi mi andrebbero bene per guadagno. Una bomba per una bomba la posso usare per liberare la stanza. Soprattutto perché finché è a gratis le posso utilizzare, invece quando non sono più a gratis non mi conviene più. Se mi carica qua dove c'è questo creep dovrebbe prendere danno. No, troppo tardi, purtroppo mi ha caricato. Avveleniamolo. Purtroppo i suoi due famiglietti non sono avvelenati, quindi aspettiamo dai 6-7 anni che si ricarichi l'oggetto attivo e poi li uccidiamo anche a loro. Questa è la cosa fastidiosa di questa sfida. Se c'era un modo, se potevano, che ne so, anche soltanto un po' più accelerarla, sarebbe stata molto più enjoyable, molto più divertente, dai. No, ti uso una bomba, non ce la faccio già più, mi sto annoiando. Sì, sarebbe stata molto più divertente invece questa sfida di per sé noiosa. C'è un modo per bararla? Esiste? Non lo farò, però esiste. Praticamente devi. Senti, piglio un colpo e li avveleno tutti e due, facciamo prima. Devi in poche parole attaccare un controller e giocare con un amico. Non lo farò perché l'ho visto fare, però non intendo farlo almeno in questo video. Potrei pensare di farlo se fra tipo tot video. Non riesco a cavare un ragno dal buco a questa sfida. Qua devo piazzare, devo spammare bombe per uccidere tutti i fistula. Per forza, proprio obbligatorio. Eh sì, ok, ci sono 600 charger. Però un'altra bomba dovrebbe tipo eliminarli tutti. Ok, HP up e patto con Satana. Vediamo che cos'è. The Pact. Non voglio i patti con Satana, passerei con i patti con l'angelo. Me lo prendo perché mi dà anche due cuori di fede. Quindi non l'ho pagato, in poche parole. In questo senso vi va bene. Cioè, mi ha dato i due cuori di fede. Intanto i cuori rossi erano abbastanza sotto, quindi non li avrei recuperati molto facilmente. Gimpy, spero che pagherà tanto. Spero di ottenere un patto con Satana anche qui. Spero tanto, perlomeno. Questo qua ci prendo danno per forza, bastardo. Aspettiamo un pochettino che si carica l'oggetto e nel frattempo vi direi un consiglio grandissimo, cioè datemi un consiglio grandissimo, se volete qualche argomento con cui, cioè se volete parlare di qualcosa con me, volete che io tratti qualcosa nei miei video, ditemelo perché lo posso fare. Per Marco Scappa, giusto per dirlo, me lo sono recuperato tutto l'anime, casomai se vuoi chiacchieriamo sotto e discutiamo nei commenti, però me lo sono recuperato tutto alla fin fine, molto carino. Grazie per il consiglio. Per il resto, nient'altro da dire. Mi è venuto in mente perché, giusto, non ho niente da dire. Questa sfida è estremamente noiosa. Quindi mi metto a parlare di cose a caso completamente. L'anno nuovo sta arrivando. I miei buoni propositi sono fare più video su YouTube. No, non adesso tanto perché credo di non poterne fare più di così ora come ora. Cambiare la connessione. Questo è il mio nuovo proposito. Perché finalmente nella mia isoletta non è arrivata la fibra. No, non è arrivata, mi spiace. Ma è arrivata ai 20 mega. Nella mia isoletta non esistevano più qua fa. Perlomeno nella mia zona è arrivata ai 20 mega. In realtà c'è anche la fibra. Però ovviamente non nella mia zona. E quindi ovvio. Il bello che c'è. Mentre io abito in una via che quasi centro città, facciamo così, centro città, centro paesino, siamo più sinceri, perché definire centro città il mio paesino è una bestemmia. Però io abito in tipo centro paesino e un mio amico, per esempio, che abita a quel paese, ma nel senso proprio che abita a quel paese, perché abita lontano dal centro, c'ha la fibra. Io, che abito centro città, non c'ho la fibra. Va bene, queste sono le infrastrutture della mia isoletta. Eh sì, mi lamento tantissimo su questa cosa. Più che altro perché
cioè, a lui non gli serve quasi a nulla. Infatti non l'ha neanche presa. A me mi servirebbe perché potrei portare molto di più sul canale. Mi servirebbe anche per giocare online, visto che io gioco online. Eh sì, è qualcosa di estremamente triste e sfortunato, in un certo senso. Ma come più o meno tutte le cose che mi riguardano, più o meno, ovviamente. Se riusciamo ad arrivare da mamma, comunque, giusto per dirlo, questa sfida è vinta. Il problema sta tutto arrivare da mamma con abbastanza vita da poterla bombardare di bombe e con abbastanza bombe da poterla bombardare di per sé, perché spari così tante bombe a quel punto da mamma che te ne frega di quello che succede e la batti. Però se riesci non riesci a ottenere abbastanza bombe, là arriva il problema. Ovviamente ho preso l'unica mosca che si è separata dal gruppo. Oddio, la mia gola se sta andando. No, gola, non andartene adesso. Siamo in un video, nel mezzo di un video, e tu decidi che mi devi abbandonare proprio ora? Perché? Cosa ti ho fatto di male? Vabbè, a parte lamentarmi con la mia stessa gola, non posso fare altro che andare qui sopra, sparare una puzzetta qui e continuare. Questa sfida è proprio maleodorante, devo dire la verità. Vorrei finirla il prima possibile. Mi sta un po' sul culo. Proprio è antipatica, credo che anche voi la odiate più o meno, se siete abituali e giocatori di Isaac. Mettiamo qua dentro 5 monete e posso recuperarmi. Qualcosa Charger Baby lo potrei volere. Però prima di tutto faccio scoppiare questo. E vado avanti perché spero di trovare dei centesimi. Oh, grazie gioco. Mi hai dato dei centesimi, giusto? Te li avevo chiesti. Perché Charger Baby potrebbe essere utile? Perché Charger Baby mi permette, in sintesi, di utilizzare l'oggetto attivo ogni qualvolta voglio. È un buon famiglio, veramente buono in questo senso. Lo prendo, cioè ha una possibilità di ricaricarmi l'oggetto attivo e quindi potrebbe forse alleviare le mie pene di questa sfida, forse, si spera perlomeno. Perché se funziona come dovrebbe, mi ricarica l'oggetto, se no sono sfortunato e non me lo ricarica. One makes you small, mi va bene. Chad, miglior boss da combattere con le bombe, insieme a Chubby, non mi ricordo gli altri nomi. Perché faccio così e lui prende una marea di danni, si avvelena pure. Droppa una marea di cuori rossi, droppa Little Chad, niente patto con Satana, un cuore di fede. E scendiamo giù, non c'è nient'altro. Spero tanto che il mio famiglio funzioni bene. Ci spero, perché ne necessito proprio per sopravvivere. Abbiamo 9 vite. Questa stanza io non la posso affrontare in poche parole, perché non posso far danno a questi qui. Quindi me ne vado. Entriamo qui. Ok, qua c'è. Non c'è nulla di particolare, neanche qui in realtà c'è nulla di particolare. Oddio, mi ha laggato il gioco, ho preso due danni idioti poi. Quelli invece sono colpa mia, non del gioco, ovviamente. E continuiamo. Un altro oggetto che vorrei è la batteria, perché così almeno posso ricaricare 2 volte l'oggetto. Magari mi riesce in qualche modo utile, spero. Charger Baby, grazie. Io sparo così, perfetto. Almeno 2 li ho presi. Se vuole rifunzionare, mi farà un piacere grandissimo. Qua vorrei oggetti che. Vorrei che Gimpy troppasse spesso qualche cuore. Perché grazie a Gimpy sopravviveremo. 11 minuti qua, sì, è lentissimo, ma è normale per questa sfida. Beh, non stiamo facendo praticamente danno. Vorrei diventare Guppy. Magari trovo un modo per fare danno. Entriamo qua dentro. Intanto, al limite c'è appunto Grid. Ed è una cosa che alla fine mi interessava. Charger Baby ha bloccato tutti i nemici nella stanza. Tranne Grid perché aveva già subito un effetto attivo da poco. Un danno intero contro Grid era qualcosa che non volevo prendermi. Volevo prendere. Sì, spariamo la puzzetta a fianco e lo stendiamo in poche parole. Utilizziamo una bomba qui. No, sono un idiota. Va bene. Utilizziamone una qua e basta. Perché aumenta un pochettino. Come vedete, la cosa dei patti. Utilizziamo una bomba qua così recuperiamo un po' di questi cuori. Utilizziamo un'altra bomba qui perché recuperiamo altri cuori, tra cui quello eterno che potrebbe ritornarci utile. E andiamo qua in questa stanza grande. Direi che posso skipparla a priori invece di sprecarci delle bombe. Perché qua ci sprecherei delle bombe. Mi stavano comunque attaccando. Va bene, metà dei nemici della stanza dovrebbero morire a breve. Ok, adesso l'altra metà dei nemici della stanza. Adesso, aspetta, quando si ricarica l'oggetto. Che è una cosa un po' lenta e fastidiosa. Sì, estremamente lenta e fastidiosa. Proprio questa è la sfida non youtubiana. Ok, li ho avvelenati tutti e due, quindi moriranno a breve. Mi prendo anche questa batteria. Intanto non serve a nulla lasciarla lì. E andiamo a battere il boss, che è The Hollow. Non credo che lo possiamo shottare con il colpo di puzzetta, però credo di prenderci danno perché sono idiota.
No, più che altro perché sta un po' laghicchiando questa sfida e mi dà fastidio. Sperimental Treatment lo prendo, magari mi dava un HP. No, mi ha diminuito il range, mi ha diminuito la fair rate e mi ha aumentato qualcos'altro, non so che cosa. Il marchio lo posso prendere perché... sono diventato anche Leviatano. Va bene. Che culo. Praticamente il marchio mi dava di per sé un cuore di fede, quindi un cuore blu, quindi lo potevo prendere. Il Leviatano mi ha dato due cuori neri. E quindi sì, adesso avremo anche l'HP extra. Voliamo. E non mi lamento di quello che è successo adesso. Anzi, proprio per nulla, perché abbiamo anche un cuore rosso, quindi possiamo continuare. No, non sono riuscito ad avvelenarlo in tempo a quel nemico, che è l'unico fastidioso di questo gruppetto di nemici. Per fortuna che non mi può colpire sopra le rocce, a quanto sembra. Se salta gli piazzo una bella bomba sotto il sedere, così muore subito e mi levo il problema. Raccogliamo questa batteria, giustamente spawna a fine stanza, invece quando doveva spawnare no. Aspettate, ok, adesso la posso usare e va bene. 45 bombe sono relativamente poche per dove siamo, ce ne servono di più. Però piazzerò una bomba anche qui perché devo eliminare questi nemici in fretta, perché se no spawnano ragni e uccidere ragni è molto fastidioso in questa sfida. Andiamo qui. Ah, madonna, quanto detesto The Hollow di per sé. Lo detesto proprio tanto. Più che altro perché si muove in modo non convenzionale, potrei dire, sembrerebbe una parola sbagliata, come lo è. Non si muove in modo che è facile prevederlo, ecco. Prendo un cuore di fede perché può essermi utile. Spacco questo qua che aumenta la chance di patti con Satana e mi dà anche una marea di centesimi ozzi. Prendo questa ed è The Lovers. Potrebbe tornarmi utile se per caso ho poca vita. Entriamo nella stanza grande, magari c'è qualcosa di interessante, tipo la fine del piano, il prima possibile. Entriamo anche in quest'altra stanza grande. Andiamo in quella che è qua sopra. No, non mi affronto queste stanze grandi perché è una perdita di tempo. Spreco più bombe a affrontarle di per sé che a farle, alcune di queste stanze, per dire. Ok, andiamo qua e c'è il boss. Questo è, non mi ricordo il nome, però è fastidioso, quindi devo utilizzare delle bombe, perché evoca tanti ragni che però vengono eliminati solo con una bomba. E quindi sì, alla fin fine devo sprecarcela per forza. Ok, siamo a posto. The Blot. Grazie gioco, ti voglio male anch'io. Perché quando ti dà The Blot in una sfida del genere, il gioco ti sta chiaramente dicendo: ah, tu cosa? Bastardo gioco. Ti detesto tantissimo, lo odio profondamente. Ci spreco tutte le bombe contro The Blot. Cioè, per forza, non ho molta altra scelta. Muore per il veleno? No, perché ha veramente troppa vita. Quindi ultima bombetta, muori in fretta. Faccio anche la rima. Mentre invece quei due nemici me li affronto tranquillamente. Mi prendo il cuore di fede e aspettiamo un pochettino. Comunque sì, questo è l'ultimo piano prima di mamma, quindi possiamo farcela perché abbiamo abbastanza bombe. Se ogni tanto il gioco sta partendo con qualche tocchettino di lag che mi dà fastidio, però va bene. Entriamo qua dentro, c'è Krampus. Se ha la Head of Krampus, penso tanto che la prenderò. Sapete, è un rischio, ma lo voglio fare, voglio rischiarmelo in questo caso, perché l'Head of Krampus credo che mi potrebbe aiutare. Non si pone problemi da Lamp of Call, che è inutile per noi. Ok, 22 bombe. Se riusciamo ad arrivare a mamma con una quantità di bombe come questa, non dobbiamo temere nulla. Il volo ci ha aiutato, Leviatano è stato utile, quindi forse riesco a farla anche già così questa sfida. No, cavolo, ho sprecato la mia carica, maledizione. Aspettiamo, siamo nel punto opposto a lui. Praticamente evitiamo i suoi colpi. E poi quando la mia carica, posso usargliela. E ricaricati, oggetto, perfetto, muori. Due bombe, grazie al cielo, ne abbiamo recuperata una. Lui l'avveleniamo, non dovrebbe morire. Sì, anzi muore, quindi possiamo tranquillamente aspettare di ricaricare il nostro oggettino e poi continuare. Come vedete è noiosa per questo, perché siamo 16 minuti, 17, 18, contando anche la sfida precedente, cioè il tentativo precedente, qui a perdere tempo. La mappa è molto carina, a forma tipica di semicroci unite assieme, come ogni mappa di questo gioco in teoria. Mi metto una bomba qua, maledizione, è apparsa una batteria esattamente quando io stavo mettendo la bomba, ovvio. Il gioco, perché il gioco mi vuole bene. Qua cosa c'è? Un po' di cuori blu. Entriamo qua dentro e c'è l'oggetto che volevo. Poi cos'è questo? Chuo Clubs. Ok,
buono. Utilizziamolo, 46 bombe, quindi adesso abbiamo un numero di bombe che va bene, siamo stati fortunati. Andiamo qui, piazzo una bomba qua, non mi interessa completare a sto punto, perché ho abbastanza bombe per poter battere mamma. E quindi andiamo tipo qua a destra, no, ovviamente. Grazie Charger Baby per averli bloccati tutti. Ma madonna, neanche una stanza giusta, proprio della serie non ne troveremo neanche una. Ho sparato là una puzzetta, magari non dovevo farlo, infatti vado a recuperare la batteria che è qui. E ok, quindi dove cavolo può essere la stanza con mamma, roba del genere? Non è qua, questo è certo. Qui per caso? No, quindi rimane soltanto una via? Sì, in poche parole sì, questa. E ok, molto utile. Eliminiamo questi tre nemici così. Poi andiamo verso. Allora, vediamo cosa c'è qua dentro. Magari c'è un famiglio. No, non c'è nulla. Andiamo là qui a destra. Magari avveleniamo almeno quello grande. E mi va bene ciò. Anche se preferirei uccidere anche l'altro. Mi piazzo vicino alla bomba. Magari arrivava in tempo. No, ovviamente. Anzi, ha schivato addirittura il colpo della bomba. Ok. Posso utilizzarle perché ne ho abbastanza per concludere la sfida, credo. Credo, ovviamente, potrei anche sbagliarmi. In una stanza come questa credo di potermi sbagliare tantissimo. Quindi va bene. Eliminiamo quei due perlomeno. Vediamo cosa c'è qua dentro. Una troll bomb. Che se porto qua forse colpiva. No, ovviamente. E ok. Eliminate anche con gli ultimi due. Perfetto. Chest dorata. Un Fates Reward neanche per pagarlo, giusto? E entriamo qua dentro. Primo piede di mamma. Schiviamolo. Avveleniamolo. Poi spammiamo bombe. Non c'è nient'altro da dire. È questo il metodo per sconfiggerla. Dobbiamo semplicemente anche stare attenti. Avrei voluto anche avere un cubo of meat, a dirla tutta. Ok, avveleniamo. L'abbiamo bloccata anche. Un cuore di fede, grazie. Sarà una battaglia estremamente brutta e lenta, in cui devo addirittura spammare bombe quando pur non ne necessito per poter eliminare anche la maggior parte dei nemici. Perché necessito di questo aiuto. Per fortuna che abbiamo anche Charger Baby, che un pochettino potrebbe tornarci utile. Potrebbe attivarsi. Ok, finché sono abbastanza tranquillo della mia vita, mi va bene. Se vedo il piede di mamma magari calare, posso piazzarci una bomba. Ok, non è esploso in tempo, però vabbè, almeno il creep l'ha danneggiata. Utilizziamo la puzzettina qui. Ok. Non mi va bene come la sto affrontando, però vorrei tipo fargli un pochettino più danno. Il problema è che è molto veloce a scendere e non riesco a colpirla in tempo. Sì, Head of Krampus sarebbe stata estremamente utile in questo caso. E 20 bombe già. Non mi piace come si sta mettendo la situazione. Perché rimane il fatto principale che i nemici sono sempre tanti. Cioè, sta evocando tanti nemici. Mamma Blu forse è la peggiore da affrontare in queste condizioni. Vabbè, almeno mi ha droppato un cuore. Non Head of Krampus, non mi viene il nome. Ti prego, esplodi. Oh, grazie al cielo. Pezzo una qua, ti prego, apriti. Tanto meno ha preso danno. Doppio danno. Esplodi, sì, manca poco. Speriamo. Sì, eliminata. Ah, fatta la sfida, secondo tentativo. Prendiamoci Polaroid e andiamocene via da qui. Abbiamo sbloccato con questa sfida noiosissima Bart Penny. Va bene. Beh, qua da Lene è tutto. Se vi è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi, commentare e lasciare mi piace. Saluti ragazzi, al prossimo video. Ciao a tutti.